Buonasera a tutti e grazie di essere qui con noi. E per la vecchia consuetudine cara a molti poeti, che è quella della riconciliazione dei contrari, ci troviamo questa sera a chiudere il festival con un'apertura. Con un nuovo inizio, perché ci troviamo a presentare in anteprima nazionale il nuovo volume delle opere poetiche di Corrado Costa, edito da Argo Libri. E Bologna in Lettere, almeno in teoria, non dovrebbe aver bisogno di grosse presentazioni, visto che ci troviamo all'edizione numero 9 e l'anno prossimo, per l'appunto, festeggeremo il decennale, con un'edizione speciale. Comunque ritorniamo a parlare del presente e per ovvie ragioni che tutti conosciamo,
e il festival è da 2 anni che si è spostato online, non avviene più in presenza e speriamo di ritornare al più presto dal vivo. E anche se devo dire che lavorando online ci si può ampliare in un raggio d'azione un attimino più internazionale, ecco, insomma, abbattendo le distanze. Questa è una considerazione di cui terremo conto l'anno prossimo, perché cercheremo di fare ovviamente il festival in presenza, ma con qualche evento anche online. Dunque, costa. Io volevo dire due cosettine il più velocemente possibile, anche se chi mi conosce sa che la sintesi non è certo il mio pregio maggiore. Comunque, diciamo che è un estratto da un intervento che mi ero preparato, avevo scritto perché dovevo presenziare ad un evento, alla presentazione della moltiplicazione delle dita a Reggio Emilia. Poi, per problemi familiari, sono dovuto andare via e quindi non sono riuscito. E dunque costa. Che è vissuto in quella che è la mia città, Reggio Emilia, perché io vivo e lavoro a Reggio Emilia, anche se opero prevalentemente a Bologna. Costa, avvocato barra poeta, può essere affrontato da diversi punti di vista e, come dire, sulla base di diversi approcci derivanti proprio dalla molteplicità di linguaggi attraverso i quali lui veicolava le sue produzioni artistiche, però c'è un tratto in comune che crea come una sorta di linea di collegamento tra i vari linguaggi, che è la drammatizzazione. E l'aspetto performativo, infatti, per Costa era un elemento predominante. E nella serie non basta scrivere, ma bisogna anche dire. Il dire presuppone un ascolto e quindi anche una visione. C'è un doppio movimento che è quello dell'invio e quello della ricezione. Talvolta questi due primi aspetti se ne può aggiungere un terzo, che è quello del ritorno. E all'avvocato questo non accadeva, ma col poeta accadeva sempre e comunque. Perché? Perché il poeta sposizionava il possibile, prendendo in prestito tutto ciò che poteva risultare plausibile dall'impossibilità. Non la semplice astrazione, ma la presentazione in atto di un qualcosa che diventava un oggetto artistico proprio in virtù della sua presentazione. Dunque, per poter affrontare Costa, bisognerebbe fissare almeno due proposizioni: lo sposizionamento del possibile, come già accennato, e l'apologia del paradosso. Certo, parlare di parasullerismo, di neopatafisica sarebbe comunque indicativo, ma forse riduttivo, perché il discorso si esaurirebbe su un piano prevalentemente formale. E potrebbe essere opportuno parlare di corpo, no? Di un corpo di sola forma, cioè senza carne. Naturalmente mi sto riferendo all'aspetto grafico, figurativo delle produzioni di Costa, che comunque viaggia in parallelo con l'aspetto esclusivamente letterario, o addirittura in simultanea, se noi consideriamo tutti i libri oggetto, tutti i libri artista. Ma anche in quelli all'impostazione prevalente letteraria ci sono degli inserti figurativi. E dunque il disegno ha una dimensione bidimensionale, e quindi stiamo parlando di superficie. E come faceva notare Barbieri, che è un semiologo e quindi è molto più accreditato di me, che sono un semplice e peraltro opinabile pensatore, la superficie spesso è più profonda del profondo. Se non c'è superficie, non c'è presentazione, ovvero non c'è esposizione. E se non c'è presentazione, non c'è un atto. L'atto non va confuso con l'azione.
Perché l'azione potrebbe essere ridotta a una semplice trasmissione di un dato di fatto, mentre l'atto, eccedendo il fatto, veicola un concetto e potrebbe addirittura rischiare di diventare un fenomeno. In tal senso, l'atto è il valore aggiunto dell'azione, proposizione questa che si incolla perfettamente alla figura di Costa, perché Costa era, per così dire, il surplus di sé. Dunque, il tratto grafico di Costa deposita sulla carta un contorno, una cornice. Cosa contiene questa cornice? Un corpo che non c'è, o per meglio dire, un corpo senza carne, quindi un corpo di sola superficie, quindi più profondo del profondo. Pensate al paradosso di cui abbiamo parlato in apertura, no? Da un lato un corpo senza carne è essenzializzato in una cornice e dall'altro lato il vero corpo di Costa, un corpo per così dire di tanta carne che determina e qualifica il suo status artistico nella performance di sé. E quindi nient'altro che lo sposizionamento del possibile che accade nella delocazione tra i vari piani del linguaggio. Perché il linguaggio ovviamente non si esaurisce nella parola. I disegni dei Costa sono la presentazione in atto di un linguaggio. Non devono veicolare necessariamente un significato, anche se spesso lo fanno, ma devono mettere a lavoro una serie di significanti. Ovviamente c'è modo e modo di produrre e veicolare un significante. Se partiamo dal presupposto che il significato debba essere assegnato alla parola e che il significante invece risieda nel concetto che quella parola contiene in sé. E, con un semplice esempio possiamo ribaltare questo assioma ed evidenziare una delle possibili accezioni di questo sposizionamento. Niente, non riesco proprio a dirla questa parola. Se la regia mi aiuta con la prima figura. In questo disegno il significato è lampante, ma il vero significante è, paradossalmente, non un tratto disegnato, ma una parola scritta, un semplice no che vieta l'accesso all'orifizio. Il significante è nella mancanza di un'azione e di un percorso. Si consuma cioè nella negazione, in una sorta di divieto d'accesso e conclama. Qualora ce ne fosse bisogno, il fatto che disegno e parola si compenetrano l'uno con l'altro e l'uno nell'altro. Continuiamo con gli orifizi. Secondo disegno, grazie. Non so se si vedono bene. Comunque, insetto in entrata versus insetto in uscita. Il significante non è nel punto di partenza. Ma non è nemmeno nel punto d'arrivo. Il significante addirittura non è nemmeno il tramite, cioè il corpo e gli orifizi, ma il semplice, si fa per dire, attraversamento. C'è inoltre da notare che i corpi sono due. Ci tocca quindi ritornare al doppio, all'alterità, avvocato barra poeta o al semplice alter ego metafisico. Proviamo a coniare una semplice ma atipica proposizione matematica. 2 uguale a 1 più o meno 1 uguale a 2, cioè 2 uguale a 1 equivale a 1 uguale a 2. C'è una corrispondenza biunivoca e reversibile tra questi due indicatori che nella loro fusione non rappresentano altro che le due modalità di veicolazione dell'alterità. E che nel nostro caso specifico diventano tali per l'innesto di un terzo elemento, il cosiddetto oggetto semantico, ovvero l'insetto che entra nell'uno e esce dall'altro. Ultima figura, ultimo disegno, sono due figure, atteggiamento di sfida, si guardano in cagnesco. E non dicono guarda, io sono più forte di te. Potrebbero invece voler dire guarda che il mio vuoto è più vuoto del tuo. E quel vuoto che è il centro in cui opera il nessuno. Alcuni di voi ricorderanno la conversazione da solo che Costa conclude
con due versi emblematici, che suonano così: al centro c'è il tuo posto, al centro non c'è nessuno. Dicevo, quel vuoto è quello spazio neutro ove può accadere di tutto, ove prende vita la presentazione in atto di una negazione, di un qualcosa che negandosi si trasforma e quindi si afferma. Ecco, idealmente nei disegni di Costa le parole rimbalzano sui lati della cornice, che è poi la cornice del corpo, no? Si mescolano tra loro, formano nuove parole, ribaltano i canoni e rendono quasi impossibile determinare e qualificare le posizioni. Per Costa forse non è importante raggiungere una posizione, ma perdere continuamente posizione per far sì che possa subentrarne un'altra e un'altra ancora. Nella serie, se si scrive posizione, non è detto che ci sia posizione, 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 posizione. Vi ringrazio Argo per aver deciso di fare la prima presentazione di quest'opera nel nostro festival e cedo la parola a Roberta Bisogno, cui spetterà l'onere e l'onore di condurre e moderare questo incontro. Grazie. Grazie Enzo, buonasera a tutti e ti ringrazio anche per aver dato questa presentazione grafica di Costa che sicuramente mancheremo di dare nel frattempo in questa serata e che rimanda alla pubblicazione della moltiplicazione delle dita che in qualche modo ha dato l'avvio a questo grande progetto che è Costiana di recuperare l'intera opera letteraria e artistica, direi, di Corrado Costa. Intanto mi presento, sono Roberta Bisogno e ho qui questo compito di moderare gli ospiti di questa serata per presentare, tentare di attraversare questo volume, il secondo volume delle poesie edite e inedite di Corrado Costa. E il mio ruolo è stato quello di curare da un punto di vista editoriale, quindi di arrivare alla realizzazione di questo volume, e di cui Chiara Cortesine è stata la curatrice testuale, quindi ha avuto poi il più grande compito di ravvedersi in mezzo a tutti i materiali di Costa. E che intanto quindi ringrazio insieme anche a Marco Berisso, che è tra i più citati nelle note a piedi pagina anche della postfazione di Chiara Cortesine, Andrea Inglese, che ci darà un ragguaglio sul Cinecosta, sul movimento di Costa nella sua poesia, e Giovanni Fontana per essere soprattutto per essere Giovanni Fontana, quindi poeta, performer in campo visivo e sonoro, che impersona proprio questo aspetto che anche Enzo ci diceva, quello della voce prestante, della voce che mette in scena la parola e la attraversa, la supera, la oltraggia anche qualche volta. E volevo anche ricordare che Giovanni Fontana nel 2020 con Diaforia e quindi con il lavoro di Daniele Poletti ha dato anche la possibilità di realizzare Opera, che è la produzione di tutte le opere, i testi poetici di Adriano Spatola, che non va dimenticato in mezzo a tutte queste pubblicazioni, e anche che con Costiana diventa un po' la ripresa, la volontà di riprendere questi poeti che in qualche modo mi sento di dire straripano dall'avanguardia, e Costa è proprio uno che straripa, che l'attraversa, che fluisce e va oltre. E ringrazio e saluto, e su questo è proprio un dovere e un piacere che mi sento di fare, Amedea Donelli, che se ci sta seguendo saluto caramente, senza la quale questo desiderio di approcciare al progetto di pubblicare le poesie di Costa sarebbe stato, insomma, meno entusiasmante, e Chiara Panizzi, e quindi tutto l'archivio Corrado Costa che si trova, che è collocato nella Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia. Anche questo per sottolineare l'aspetto di partecipazione
perché, come dire, Argo Libri che pubblica Costa è un nuovo passo, ma sostanzialmente è reso possibile da lavori precedenti in cui anche Enzo Campi, nella ripresa tante volte di Costa, insieme anche a Maurizio Spatola, Orazio Converso, che ci hanno dato proprio la possibilità di recuperare vari materiali e tentativi precedenti che vanno da Gazzola, Ivanna Rossi, Daniela Rossi, che sono tutti da considerare e da ringraziare in questa sede, proprio per voler sottolineare una partecipazione, una dimensione partecipativa alla quale Costa era assolutamente, ne era completamente dentro, cioè la sua poesia è una poesia che scongiura la solitudine in qualche modo, che vuole essere un momento di condivisione, di rottura dall'isolamento e dalla chiusura della gabbia anche poetica. Questo secondo volume che stasera presentiamo, e che è questo qui, rientra quindi nel progetto, in una collana editoriale accolta da Argo e che si chiama appunto Costiana, ed è il secondo volume. Quello che lo precede è il volume delle opere, delle poesie infantili e giovanili, che quindi riguardano un periodo molto precedente e anche un aspetto che forse non conosciamo di Costa, e su un arco di tempo, diciamo, atemporale, noi vorremmo pubblicare quanto più materiale possibile, eterogeneo, volatile, imprendibile di Costa, invisibile anche, con il tentativo di dare una traccia. Ecco, quello che noi vorremmo fare è tracciare più, non vogliamo esaurire una completezza, ma vorremmo appunto che si presentasse al pubblico e ai lettori un sistema quantomeno organizzato, intatto dell'intera produzione di Costa, che ci sfuggirà in qualche maniera sempre. Ma veniamo quindi al libro, e vi voglio descrivere un po' come si articola, come si compone, perché è un libro anche piuttosto ingente, piuttosto grosso, composto di quasi 500 pagine, e il libro è formato da sei sezioni, possiamo dire sei grandi sezioni, introdotte da Aldo Tagliaferri. Le prime tre riguardano le poesie, le raccolte pubblicate, edite quando Costa era in vita, e quindi Pseudo Baudelaire del 64, alla quale abbiamo aggiunto poi la nota lettera all'editore della edizione che riemergeva 20 anni dopo, e con questa lettera Costa si domandava anche problematicamente cosa volesse dire ripubblicare una prima raccolta, una raccolta circolare complicata, che è quasi, come dire, che fornisce quasi gli estremi cronologici di un passato e di un futuro della sua poesia, in qualche modo, alla quale seguono le nostre posizioni del 72, che erano uscite per Geiger, quindi per, diciamo, le edizioni spatoliane, e poi The Complete Films dell'83, una raccolta naturalizzata americana tradotta da Paul Vangelisti, uscita nell'83, come dicevo, dalla Red Hill Press di Los Angeles e San Francisco. E su queste si è voluta lasciare una trascrizione quanto più fedele possibile all'impostazione tipografica originale, fermo restando che abbiamo ripulito di quegli errori tipografici che naturalmente esistono, in quanto ogni libro è sempre, come dire, il lavoro umano di forze messe in campo. E queste sono le prime tre sezioni. Nella parte centrale del libro abbiamo invece le poesie extravaganti, quindi quelle poesie pubblicate all'interno di riviste, di catalogo, miscellanee, a sola firma di Corrado Costa, quindi escludendo tutte quelle poesie che erano invece state scritte a quattro, sei mani, con altri poeti, con artisti e via dicendo. Le poesie stravaganti hanno questi estremi cronologici che troviamo anche in copertina, il 47 e il 91.
In apertura di queste poesie extravaganti noi troviamo una poesia titolata Pane, che è proprio, come dire, il rimando ad un'esperienza scrittoria precedente, cioè ad uno stato di scrittura cristiana ancora appellabile ad una, diciamo, poetica giovanile, per così dire. Finendo poi con Frottola, che per me è stato un po', come dire, una scoperta curiosa, perché Frottola ricorre nell'autobiografia di Costa, dove dice, è a 9 anni in classe, racconta di questo episodio in cui nasce il poeta bambino nell'umiliazione e nella frottola. E la frottola poi è anche una composizione poetica che risale al XV secolo, appunto, di difficile interpretazione, perché legata a proverbi, a indovinelli, eccetera. E la forma in cui questa si presenta, che sono favole visive, pure mi sembrano piuttosto, come dire, richiamano quantomeno un'idea di questi nascondimenti. Le poesie inedite, che sono la quinta sezione, che rappresentano la quinta sezione, è una sezione piuttosto, come dire, interessante perché sembrano essere quelle poesie in eccesso, quelle poesie esuberanti, avanzate, ripetute, rimaneggiate, rimasticate, moltiplicate. Basta leggere qualche titolo delle sottosezioni, Pseudo, Pseudo Baudelaire, Tutto il cinema di Corrado Costa, Poesie in bianco e nero, un titolo che poi ha dato Chiara, le poesie escluse da The Compiègne Films. E quindi tutto, abbiamo una sezione, diciamo, che riguarda veramente l'eccesso. Per la gran parte, all'interno di questo libro troveremo poesie, come dire, compostamente lineari. Ma ci sono anche quelle non lineari, troviamo degli interventi grafici manoscritti, quindi degli interventi a penna, delle correzioni. Abbiamo introdotto delle riproduzioni di poesie collage, laddove ci risultava impossibile, insomma, fornirne una trascrizione grafica. E anche questo vale per Data una superficie d'acqua e per La musa smemorata, che era un piccolo libricino, una specie di libro fisarmonica di piccolo Leporello, a cui vi era un'impostazione, diciamo, disordinata del posizionamento delle parole, insieme a delle composizioni grafiche molto vicine all'idea del collage che Costa aveva, che era questa stratificazione continua della pagina sulla pagina. E infine c'è un'appendice nella quale sono stati chiamati a intervenire studiosi e critici, ognuno su ciascuna sezione, così da dare al lettore un'idea di massima, insomma, di ciascuna sezione. E con questo secondo volume, che secondo me è centrale in qualche maniera, possiamo dire che entriamo pienamente nella lettura di Costa poeta e di quell'immagine che egli stesso aveva in qualche maniera contribuito a costituire di sé. E con questa piccola, diciamo, premessa e piccola articolazione del libro, mi avvicino così ad una domanda da fare a Chiara, e cioè, in apertura alla postfazione, Chiara afferma fin da subito che l'intenzione rivolta al lettore nella costituzione di un libro di questo tipo è quello di restituire quella macchina squisitamente contraddittoria che è lo stile costiano, e che quindi ci rimanda anche a quell'idea del paradosso di Enzo. E allora vorrei che Chiara ci raccontasse cosa è stato, cosa ha significato questo lavoro di organizzazione, di selezione, di cura ed elaborazione di questi materiali d'archivio, quale quindi il criterio di selezione e cosa ha significato, se ha significato qualcosa, rapportarsi invece a tutti quei materiali di scarto, cioè che cosa poi vuol dire restituire un libro di questo tipo, ma considerarne anche lo scarto, che non è, immagino non sia stato poco, come dire, ecco, nell'intero laboratorio di Costa. E questa è una prima domanda che ti pongo. Certo, intanto grazie veramente Roberta e grazie a Enzo Campi per l'ospitalità oggi.
Dunque, sì, per quanto riguarda il lavoro appunto pionieristico nel laboratorio costiano, è stato sicuramente emozionante e molto diverso rispetto all'approccio più totalizzante che avevamo avuto nei confronti delle poesie infantili e giovanili. Per le poesie infantili e giovanili si trattava di materiali completamente inediti, quindi bisognava fare un lavoro non tanto, non soltanto di selezione, ma proprio di trascrizione quasi integrale che fosse funzionale a degli studiosi e dei curiosi futuri. Per quanto riguarda invece il lavoro che mi sono trovata a fare per il secondo volume, c'era un grosso problema, ossia l'esistenza e la fama delle prime raccolte poetiche già edite di Costa, o delle poesie appunto extravaganti, come ricordava Roberta. E non tanto e non soltanto per l'esistenza nella memoria, nel repertorio collettivo dei fruitori, dei lettori di Costa, ma proprio per l'esistenza materiale di taccuini, quaderni, fascicoli, in cui le poesie già note, già edite, che ricordavo e che incontravo via via nelle pagine, si intersecavano a volte proprio come un centauro testuale sulle stesse pagine. Quindi si trovavano ad esempio dei pezzi di Pseudo Baudelaire, così come lo conosciamo oggi, attaccati ad altri singoli versi, rimasugli, rimasticazioni di poesie che invece diventeranno negli anni immediatamente successivi tutt'altro, diventeranno o poesie accolte nelle due raccolte successive, oppure nelle poesie coeve riversate su riviste e cataloghi d'arte. Quindi c'è stato proprio un problema in primo luogo di tipo testuale. Come stabilire quando finisce un testo nella produzione di Costa? Questo è già un problema che di solito filologicamente non ci si pone. Invece nei taccuini di Corrado Costa una poesia non termina mai potenzialmente. Continua a ritrascriversi, riformularsi, incepparsi, proseguire e poi tornare indietro. Quindi c'è stata proprio questa esigenza di stabilire dei perimetri d'azione e mettere dei punti, con molte virgolette, a delle poesie che potenzialmente erano infinitive, quasi una specie di litania del linguaggio e dello stile, che è un po' una caratteristica costiana. Quindi io mi sono trovata a mettere le mani materialmente nella marmellata poetica di Costa e a dover fare delle scelte, naturalmente. Scelte che si sono basate su criteri di cui ho provato a render conto nel corso del mio commento. Naturalmente ho scelto, per quanto riguarda le poesie, delle costellazioni attorno alle raccolte, ad esempio lo pseudo Baudelaire o le poesie escluse da The Compet Films, quelle poesie che si trovassero, come dicevo prima, negli stessi taccuini di queste raccolte. Perché mi sembrava che potessero dare al lettore, allo studioso, al curioso, un'idea del panorama complessivo del territorio su cui si stava muovendo Costa, perché spesso le rinunce di Costa non sono dei veri e propri rifiuti tassativi, ma sono piuttosto di mettere da parte dei materiali per costruzioni successive. Costa è un autore del riciclo, potremmo dire, molto parsimonioso ed economo nei confronti dei propri materiali genetici. Quindi andare a sbirciare, a vedere che cosa ha deciso di pubblicare, che cosa invece ha deciso momentaneamente di tenere nel cassetto, secondo me sarà utile un giorno anche a svelare proprio i punti di raccordo tra poesie apparentemente diverse, che in realtà potrebbero essere, come dicevamo prima, un centauro della stessa poesia. Quindi c'è stato questo tipo di scelta sicuramente antologica, cioè appunto una selezione che guardasse alle raccolte già edite. E contemporaneamente l'idea di selezionare un materiale, soprattutto per gli ultimi anni, le poesie degli anni Ottanta, le poesie più recenti, un materiale più eterogeneo possibile, quindi un criterio di variazio. Fermo restando che l'archivio di Costa alla Panizzi continua a essere veramente un laboratorio. Abbiamo calcolato più o meno
che ci siamo mossi nell'ordine di 900, 1000 foglie, foglietti, nuovi quaderni appena inventariati, appena catalogati, prose che si mescolano poesie, anche un'indistinzione di genere, battute teatrali che vengono a intersecarsi con versi di poesia. Insomma, sicuramente questa edizione non vuole essere l'edizione definitiva di Costa, ma semmai suggerire la possibilità di affondi specifici, di approfondimenti specifici che facciano vedere ancora di più i margini che ci sono attorno alle raccolte edite. Quindi noi abbiamo iniziato a svelare appunto lo pseudo Baudelaire o le poesie escluse da The Complete Films, ma almeno mi auguro, ci auguriamo che un giorno si riesca a fare una mappatura a 360 gradi di tutto il territorio non ancora emerso, ecco, di questo continente costiano. Spero di aver più o meno risposto alla tua domanda. Infatti quello che dicevo è che veramente si tratta di tracce più che di sistemi definitivi. Ecco, queste edizioni sono proprio il tentativo di tracciare un'idea dell'idea di Costa, della sua poesia in qualche modo, e fermo restando che anche nelle poesie extravaganti immagino che tu abbia proprio dovuto ridurre, scartare. Difatti dicevo prima, non sono state inserite quelle scritture a più mani che sono anche frequenti, per esempio. Ma c'è anche un altro punto che volevo mettere in questione e che tu stessa, insomma, mettevi in campo nella postfazione. Che è possibile dire che è visibile un passaggio nell'evoluzione di stile, di scrittura della poesia di Costa, che è essenzialmente fatto poi sostanzialmente di nuclei tematici continuamente rielaborati. Sembra proprio che nel primo volume, in quello che quindi sono le poesie infantili e giovanili, che recuperano un arco di tempo che va essenzialmente dalla fine degli anni 30 agli anni 60, quindi a prima di Pseudo Baudelaire, ci sia una dimensione di intertestualità molto accentuata, molto forte, nei continui rimandi a costrutti, a stilemi, a modelli classici, a riferimenti a poeti rimaneggiati anche nel tono poi da Costa, passando poi in questo libro ad una esperienza di intermedialità, quindi una dimensione proprio di fluidità, di maggiore, dove c'è proprio anche un'esperienza dell'imprevisto, di ibridazione, pur rimanendo però in quei nuclei tematici che già si accennavano e che sono visibili nel primo volume delle poesie più giovanili e che coinvolgono per esempio il mito, la natura, Narciso, l'ermafroditismo, e in direzione però di un'apertura e di un'espressione che è tutta verso un oltraggiamento della tradizione, che è poi quello che lui anche dice nella soddisfazione letteraria. E su questo punto, no, non posso non pensare per esempio a dei concetti che in qualche modo rientrano nella sua poesia, e penso alle ombre, che sono essenzialmente dei richiami evidenti, se non espliciti, al rapporto con Valerio Miroglio, che produsse un ciclo di ombre solide, alla delocalizzazione di Parmigiani, ai collage di Cavicchioni, che aveva poi prestato aveva poi realizzato la copertina per Pseudo Baudelaire. Insomma, tutto questo stralipamento, che sono poi esperienze verificabili nei suoi rapporti reali. E quindi ti volevo chiedere proprio di darci una maggiore, un piccolo approfondimento proprio di questo passaggio dall'intertesto all'intermedialità, se puoi accennare insomma due parole, ecco. Certo, assolutamente. Anche per rendere la differenza tra il primo e il secondo volume, ecco, quindi per entrare più nel merito di Costa dagli anni 70 in poi, ecco.
No, assolutamente. Diciamo che hai perfettamente inquadrato il tema in questo passaggio da una intertestualità, un citazionismo tutto letterario e che risente ancora un po' dell'imparaticcio scolastico, ma questo vale per tutti i poeti, credo, di qualsiasi generazione. Tutti hanno avuto un'adolescenza, tutti hanno studiato su dei banchi di scuola e questo naturalmente si sente e probabilmente anche volontariamente vogliono che si senta, soprattutto per darsi una patente di poeti giovani. E quindi questo è ciò che avviene nel primo volume di poesie. Nel secondo volume di poesie si registra proprio il passaggio, si vede nelle prime poesie, tu hai citato Pane, nelle Extravaganti, nelle prime poesie edite su rivista anche, questo passaggio progressivo verso una diluizione, una dilatazione dell'intertestualità iniziale, che non viene a scomparire, perché io penso che la campionatura in generale, la riflessione sulla testualità, sul canone, sugli autori del nuovo canone di Costa, perché il canone non rimane sempre quello di Dante, Leopardi, delle poesie giovanili, ma si amplia, ecco, credo che sia un'analisi che meriterà ancora di essere condotta, soprattutto per verificare in quali nuove forme, non più quell'imparaticcio da ripetizione, da citazione erudita e da ostentazione di letterarietà delle poesie giovanili, ma appunto in nuove forme di assorbimento. Io ho definito la lingua e l'approccio poetico di Costa come poroso, perché secondo me funziona molto bene, riesce ad assorbire, a passare attraverso tutta una serie di stimoli culturali nel modo più completo possibile. Questo non significa che Costa non abbia una forte identità poetica, però contemporaneamente è una scrittura che riesce ad ascoltare, a mettersi in relazione all'ambiente che si trova ad attraversare. E l'ambiente, ancora prima di essere qualificato come quello del Mulino di Bazzano, in generale, delle conquiste culturali degli anni 70, è, bisogna ricordarlo, il filtro di Emilio Villa. Il passaggio attraverso la poesia di Emilio Villa è, secondo me, fondamentale per capire il cambiamento di passo che si registra negli anni 60, nelle prime varianti di Pseudo Baudelaire, che tra l'altro ha studiato in modo, secondo me, veramente imprescindibile Berisso, che stasera ci parlerà probabilmente di questo. E quindi credo che Costa sia un grande attraversatore, potremmo dire un grande viandante di categorie, di stimoli culturali diversi. E come tu ricordavi giustamente, gli stimoli culturali diventano sempre più a dominante visiva, a dominante artistica. E questo non tanto e non soltanto per la prassi disegnativa, appunto, del Costa disegnatore, ma proprio come inondazione di icone, stimoli verbali, partecipazione a mostre, partecipazione ad eventi collettivi. Se si riuscisse a fare una campionatura ragionata di tutti gli eventi, di tutte appunto le situazioni dell'arte degli anni 70 a cui partecipò Costa, secondo me sarebbe interessante vedere le ricadute dirette di tutte queste occasioni culturali sui versi di Costa, perché secondo me sarebbero numerose e sarebbe proprio importante portare alla ribalta questo tipo di dialogo, di dialogicità tra Costa e il presente artistico in cui Costa si trova a muoversi. Sì, grazie Chiara, grazie mille. E tentando quindi di andare avanti e di sfiorare anche le varie superfici a cui Costa ci rimanda, io mi rivolgerei adesso a Marco Berisso, al quale naturalmente, come già prevedeva Chiara, l'aspetto curioso, ecco, è che Marco Berisso è un filologo di stampo medievale, sì, esatto. Che però insomma si affaccia a Pseudo Baudelaire, che è una delle questioni più complicate secondo me nell'aspetto proprio addentrandoci in Corrado Costa, ma che però è anche la raccolta circolare, quella che ha a che fare con il passato ed il futuro della poesia di Corrado Costa. E allora, rimanendo su un impianto più filologico, io volevo chiederti in che
quale interesse, insomma, ha spinto ad attraversare, a conoscere, ad entrare nell'archivio, nelle carte di Pseudo Baudelaire, a tentare una prima storia del testo, e quali sono stati poi i sentimenti anche di conquista e di fallimento insieme rispetto proprio a questa ricerca, perché che facevi nel 2013 in questo veramente imprescindibile numero monografico del Verri, tutto dedicato a Corrado Costa, e scrivevi due abbozzi di capitoli per la storia di Pseudo Baudelaire, nel quale, per esempio, io mi sono appellata tantissimo nelle mie ricerche precedenti di tesi, eccetera, perché ha veramente dato l'idea di una difficoltà, di una complessità, di attraversamento proprio del testo, ma allo stesso tempo è, come dire, è stata una scoperta anche capire in che modo Costa iniziava a ragionare, con quale irrequietezza, con quale atteggiamento forsennato si rivolgeva ai suoi propri testi. E quindi ti chiederei di attraversare, se possibile, insomma, l'esperienza proprio di filologo su un poeta del Novecento ed un poeta, come tu stesso scrivevi, dicevi, un autore come Corrado Costa può, come dire, essere... può essere fuorviante in qualche modo, ecco, quindi non so se è chiara la domanda, ma perché... Grazie, intanto grazie veramente dell'invito. Allora, vabbè, il perché poi mi sono imbattuto, ho deciso, insomma, di affrontare questo lavoro su Costa, devo dire, molto banalmente, un fatto affettivo, nel senso che ho avuto modo di conoscere per poco, purtroppo, Corrado Costa poco prima della morte, insomma, e aver minimi rapporti personali, comunque, insomma, diciamo, questa conoscenza che andava a integrare la conoscenza delle poesie, di quel poco che circolava, ecco, posso dire, a prescindere da ogni altra considerazione di valore, e se ne possono fare tantissime di complimenti a questo lavoro fatto da Chiara, ma è veramente importante rimettere in circolazione i testi di Corrado Costa. Io credo che sia una delle esperienze poetiche veramente di eccezione rispetto al panorama degli anni 60-70, ecco, diciamo, e con tutti i prolungamenti. Sta venendo fuori, insomma, da quello che avete detto fino adesso, le implicazioni con gli artisti, con la sfera visuale, con la performance, con la politica, un altro aspetto su cui bisognerebbe riflettere. Insomma, e allora, diciamo, l'idea era quella, quando era venuto fuori l'idea di fare una idea di libro, di numero del Verri su Corrado Costa. Mi ricordo che avevo detto: sì, però io lo faccio come lo so fare, cioè faccio il filologo e proverò a fare il filologo. E l'idea era quella di provare a vedere, appunto, ero partito convinto, ma si vede un attimo come si forma Pseudo Baudelaire, sapevo che c'erano questi materiali, e lì ho avuto il trauma, lo stesso trauma che ha avuto Chiara, che raccontava prima, perché intanto ci si trova veramente di fronte a una massa di materiale spaventosa, in due sensi, tanto quantitativamente, e non è poco, e questo va detto, cioè uno degli archivi, credo, meglio peraltro schedati e organizzati, quindi la mole ingente viene subito agli occhi, ecco, e in questo senso è anche spaventosa, ma è anche spaventoso il fatto che quando uno cominciava a cercare di capire, partendo appunto dalle indicazioni dell'archivio lì a Reggio, a capire quali potevano essere ad esempio i vari fascicoli, faldoni implicati in questo lavoro, questi faldoni si rivelavano intrecciati perché dentro a un possibile Pseudo Baudelaire, una storia di Pseudo Baudelaire, si incrociavano storie di testi che poi magari con Pseudo Baudelaire non entravano o entravano parzialmente. La cosa su cui
che mi aveva colpito e su cui ho provato poi a ragionare un attimo in quell'articolo, ad esempio, è il fatto che le singole poesie di Pseudo Baudelaire non sono subito, lo diceva prima anche Chiara, sono appunto, non sono subito immediatamente poesie di Pseudo Baudelaire, sono magari testi di altra natura in cui ci sono dei piccoli agglomerati, gruppi diversi, che poi vengono estratti, vengono magari spostati in un'altra poesia, e poi a un certo punto si ricompongono e progressivamente si configurano in quella che è una raccolta che anche come raccolta però, era l'altro fatto, non è mai stabilizzata. C'è una cosa minima naturalmente, c'è una cosa minima, adesso dirò, però naturalmente poi i filologi vivono anche di cose minime e molte volte le cose minime sono indice di un approccio alla scrittura. C'è una questione ad esempio di punteggiatura in un verso di Pseudo Baudelaire su cui Corrado Costa ritorna incessantemente, cambiando continuamente, adesso parlo di una cosa ormai di quasi 10 anni fa, però mi pare fosse una virgola e un punto e virgola, insomma continuamente sostituisce questo virgola e punto e virgola nelle varie stesure manoscritte, poi dattiloscritte, poi dattiloscritte raccolte in un nucleo, e poi nel testo di Pseudo Baudelaire, nelle bozze, e fino all'ultima bozza c'è l'ennesima sostituzione di questo segno di punteggiatura, come se questo testo non si chiudesse mai. Ecco, anche la seconda edizione di Pseudo Baudelaire in qualche modo è un punto che poi naturalmente Costa abbandona perché comincia anche a fare un altro tipo di poesia, però ecco, in quel senso era veramente il guardare, un fluire di un materiale che era veramente difficile da circoscrivere. Si va oltre, insomma, mi è capitato anche in altre occasioni di lavorare con testi, con carte di autori novecenteschi, ma qui siamo veramente oltre a quella che è la pratica normale della variantistica, se vogliamo, di correzione. Qui siamo veramente in una sorta di continuum che, adesso, con i due volumi tra le mani, possiamo vedere che è un continuum che veramente copre tutta la sua produzione letteraria. Se c'è una cosa che secondo me, intanto a parte che avessi avuto il primo volume di queste poesie quasi appunto nel 2013, probabilmente avrei fatto molto meno fatica a recuperare alcuni elementi che appunto ho visto magari meno bene e con più imprecisione, però quello che mi sembra adesso importante è che effettivamente il flusso della scrittura di Costa, il suo tornare su certi temi, è qualcosa che implica tutta la sua produzione, e adesso lo si vede, devo dire, in maniera chiarissima e univoca. E certo, lavorare ce n'è ancora tanto da lavorare, ma perché chiudo con una cosa, una notazione minima, e sono credo qualcosa come fra il primo e il secondo volume 350 pagine più o meno di testi. Di queste 350 pagine di testi, le raccolte sono un centinaio circa, credo, un terzo, forse anche qualcosa di meno, le raccolte dico edite, e pubblica solo 3 raccolte di poesia alla fine Corrado Costa, ma c'è questa enorme massa anche di testi stravaganti su cui abbiamo finalmente un campionamento molto ampio, e sono cose difficilissime da trovare. Per fortuna un po' di nuovo l'archivio aiuta, ma immagino la fatica che ha fatto Chiara per rimetterli insieme. Ecco, finalmente avere tutto questo insieme e avere un quadro che ha ripercorso un po' tutti gli aspetti, il laboratorio, le collaborazioni, i testi per mostre, le raccolte poetiche naturalmente, ecco, finalmente penso ci possa permettere di avere un po' più di chiarezza. Certo, il lavoro ce n'è da fare ancora tanto, ma insomma mi sembra che da qui possiamo partire con qualcosa di molto concreto. Ecco. Spero di averti un po' risposto. Sì, però c'era anche quest'altra cosa che emergeva, e che appunto confrontandosi con questa mole di materiale, e prima dicevi, raccontavi dell'episodio della punteggiatura, si ha proprio l'idea di un'irrequietezza, proprio di un lavoro che tarda sempre di più a dirsi definitivo, e che un po' è proprio l'impostazione che si vuole dare al lettore, cioè di una poesia che è continuamente
in fieri, non si definisce mai, che è anche un po' l'atteggiamento poi di Costa, anche nelle sue letture ad alta voce, nelle sue partecipazioni con gli altri, cioè qualsiasi materiale di partenza può essere sempre dilatato all'infinito, proprio perché difficilmente nella sua poesia si rintraccia un io chiaro e tondo, un io così definibile, o difficilmente i suoi materiali sono isolati gli uni dagli altri, che poi secondo me è un atteggiamento, come dire, vitale anche della poesia, perché lui mette in qualche maniera in scena e alla portata di una partecipazione condivisa i suoi testi, che sono testi sempre che accolgono appunto la possibilità di essere letti in infinite modalità o di essere interpretati in modi sempre differenti. Ecco perché è difficile per un certo punto anche a posteriori mettere un punto, ma anche modificati molte volte quando lui legge le sue cose cambia il testo, sì, lo cambia il testo, sì. E devo dire alcune volte poi questo era successo quando mi ha occupato un altro testo che era questo testo non testo che è il fiume su cui lui inizia a lavorare, ci mette mano, ma a un certo punto alcune cose che lui cambia in un certo momento della sua lettura poi finiscono nel testo, cioè, sì, quindi c'è questo rapporto continuo di evoluzione che è la dannazione e la delizia di ogni filologo, perché ovviamente si trova a che fare con un materiale enorme. Ecco perché in questo insomma può anche essere dichiarato l'esigenza anche di giocare con questa poesia, cioè ora noi tentiamo come dire una maniera seria di parlarne, ma il primo aspetto che comunque va considerato anche da parte del lettore è proprio di entrare in una dimensione sì di irrequietezza, di materiale eterogeneo, ma anche di giocare con questi testi, cioè di sentirsi anche liberi, no? di starci a contatto in qualche modo. E rispetto a questo sconfinamento, questo sposizionamento che diceva anche Enzo Campi all'inizio, questa continua posizione liminale di Costa, io mi avvicinerei un po' alla domanda che vorrei porre ad Andrea Inglese, e in cui lui, sempre in questo numero monografico del 2013, che, sul quale io insisto perché per me è proprio un momento importante nella riproposizione di Costa, e che poi in qualche modo abbiamo parlato adesso anche di Pseudo Baudelaire e di, per sommi capi, delle altre sue poesie, ma è un attraversamento davvero superficiale, però a un certo punto, come dire, abbiamo a partire dalle nostre posizioni, entriamo in una poesia immagine, in una poesia dell'immagine mentale, ma con The Complete Films, che è quella anche più conosciuta, più... di cui noi abbiamo anche molte letture di Costa, c'è appunto l'intromissione del medium cinematografico, in cui è evidente questa sparizione dell'autore e l'intromissione anche di quest'uomo invisibile che si aggira intorno ai suoi testi. E Chiara parlava proprio di una prospettiva ottica verso cui riorientare insomma la modalità di lettura e di appropriazione del reale. E allora vorrei che Andrea Inglese ci desse un poco questa immagine di questo movimento, di questi aggiramenti e sparizioni che poi a un certo punto vediamo nella grande poesia di Costa, rimanendo appunto sulle tre raccolte edite. E anche ti chiederei qual è stato poi il risultato della tua lettura di un volume, considerando anche le poesie inedite ed extravaganti, se questa sparizione, come avviene, come si configura questa anche relazione con il cinema e quindi proprio di una poesia che diventa schermo, e soprattutto tu scrivevi nel tuo saggio di una ecfrasi come poetica,
Torno a dire, non so se è chiara la domanda, perché poi mi sono relazionata solo con me stessa in questo tempo, ma appunto di raccontarci un po' questa idea del Cinecosta, cioè del movimento di Costa in direzione di una sparizione, di una invisibilità. Come è possibile, insomma, attraversarla, farci caso, ecco. Certo, innanzitutto buonasera. Buonasera. Sì. Ma io prenderò la domanda dall'ultima parte, quando mi chiedi in qualche modo come è avvenuta la lettura, no? Perché io non sono né filologo né studioso universitario, e quindi il mio rapporto con Costa è un rapporto di qualcuno che in modo del tutto imprevisto, come lettore e anche poi come scrittore, si vede Costa arrivare dal futuro, no? E questa non è una cosa scontata, cioè è bellissimo sentire parlare di Costa oggi con gli strumenti della filologia, con gli strumenti di una edizione come questa di Chiara Portesine, estremamente articolata, ricca, una pretesa di esaustività, anche se abbiamo visto che è difficile essere esaustivi con Costa. È straordinario che una casa editrice come Argo si sia lanciato in questa impresa. Ecco, tutto ciò, innanzitutto bisognerebbe dire che non è assolutamente scontato. Cioè, non è scontato che ad un certo punto, alla fine degli anni 90, chiusa anche l'esperienza di quello che sembrava l'ultimo gruppo legato alla neoavanguardia degli anni 60 italiani, come il gruppo 93, insomma, la questione della sperimentazione degli autori di avanguardia, di quello che è successo negli anni 60 e 70, ed è successo tanto, a tal punto che nelle pieghe di questi anni ancora si può continuare a cercare, a trovare, a rovistare, no? Ed è successo tanto non solo perché succedevano delle cose in ambito letterario, ma perché succedevano delle cose, diciamo, su scala sociale estremamente forti. Ecco, la cosa straordinaria è che queste esperienze sembravano archiviate, la neoavanguardia con la sua truppa più celebre aveva preso i musei e la questione sembrava in qualche modo chiusa e tutto ciò un po' in fondo un lascito di quello strano miscuglio tra desideri di emancipazione politica e forme di destrutturazione della lingua che hanno fatto parte della neoavanguardia. E poi ad un certo punto, questo costante lamento della morte della poesia, eccetera, eccetera, la gente inizia a lavorare su Villa e Villa ricompare. E di colpo c'è, come dire, no? la miniera Villa che inizia ad aprirsi. E poi Spatola. E quindi, giustamente, voi avete citato anche l'altra grossa impresa editoriale. E anche qui stiamo parlando di imprese editoriali che sono portate avanti non dalle grosse case editrici che dovrebbero farsi in qualche modo testimoni, no? della letteratura importante, ma da Diaforia, che comunque è una piccola casa editrice, ha fatto uno straordinario libro su Spatola. E poi nello stesso tempo appunto riemergono nomi come Vicinelli, nuova attenzione e nuove edizioni ai libri di Giulia Nicolai, e poi Costa. E Costa, come dire, ci arriva, per me, scrittore che ha esordito alla fine degli anni 90, arriva come dal futuro, come possibile. Questa è una cosa straordinaria. E come una cosa straordinaria che poi ci sia un personaggio come Aldo Tagliaferri, che ha scritto un libro, secondo me, che andrebbe riletto, perché fornisce in modo straordinario ancora degli strumenti utili oggi, che è Beckett e l'iperdeterminazione letteraria, un libro del 67 che poi è stato reedito nel 79, eccetera, e
interessante perché Aldo Tagliaferri è l'assoluto irregolare, fuori da tutte le istituzioni, fuori da tutte le accademie. Ed è bene che oggi, come dire, il suo percorso si incroci con quello invece di giovani ricercatrici, di giovani ricercatori. Ecco, quindi innanzitutto c'è questo fatto, no? Che costa, come dire, ci piove addosso con una capacità di innesco, di farci pensare a forme della scrittura che vanno verso il futuro, che vanno verso quello che noi vorremmo e cercheremmo di scrivere. Ecco, in tutto questo evento straordinario che secondo me dice due cose, dice uno la vitalità di quei vent'anni e due la vitalità comunque della poesia oggi e anche della poesia di ricerca che appunto molta gente vorrebbe archiviare come un episodio, come dire, limitato a situazioni storiche molto particolari. Ecco, poi c'è The Complete Films, 1983, e io non ho potuto non mettere, tra l'altro libro, no, che viene realizzato grazie a Paul Evangelisti negli Stati Uniti, e non ho potuto non metterlo in relazione, come dire, a due polarità. Uno, quello del lavoro di Cindy Sherman, fine anni 70, che ha a che fare con le immagini e con le immagini cinematografiche, tra l'altro, con uno straordinario libro di Robert Coover, che invece è successivo al libro di Costa, che si intitola A Night at the Movies, che è stato tradotto in italiano con Una serata al cinema, inizialmente appunto un libro del 1987, e Robert Coover è uno straordinario scrittore del postmoderno, chiamiamolo pure postmoderno critico. Oggi, siccome gli italiani si sono ubriacati di postmoderno all'epoca in un modo abbastanza superficiale, oggi sembra quasi una parolaccia parlare di postmoderno, invece ci sono delle straordinarie esperienze di sperimentazione che viaggiano in questo periodo. E perché leggo la questione di Complete Films al postmoderno? Perché è un po' la domanda, e qui arrivo alla domanda che mi è stata fatta, ossia l'ekphrasis come poetica, no? Cioè, in Complete Film abbiamo fondamentalmente dei testi, alcuni molto brevi, che sono come delle descrizioni, narrazioni di film, quasi di plot. E perché i film? Innanzitutto perché qua, come dire, Costa sposta ulteriormente e in modo ancora più radicale il suo modo di andare verso la scrittura rispetto alla frattura già molto forte delle nostre posizioni. 1972, che secondo me è la raccolta chiave, in quanto davvero rompe con tutta una serie di convenzioni che sono ancora, o di tipologie di scrittura che sono ancora presenti in pseudo Baudelaire. Complete Film cosa significa? Significa che Costa abbandona completamente il paradigma espressivistico, cioè abbandona l'idea di dire ci sono dei vissuti che appartengono all'interiorità del poeta, ci sono delle esperienze individuali che la scrittura deve rielaborare in modo più o meno radicale, geniale, autentico, eccetera. No, il nostro punto di partenza sono le immagini artificiali del cinema, nulla di più finzionale del cinema. E questo, come dire, già spiazza tutto quello che è appunto il paradigma espressivista, che poi è il paradigma lirico, no, dell'espressione di sé. E rispetto a questo, Costa poi inizia a giocare in varie direzioni. Io potrei mettere su questo, ovviamente si è parlato, voi stessi avete parlato,
tutto ciò ritorna anche nelle note a questa edizione, della questione della sparizione dell'invisibilità. A me viene in mente per questo libro un neon, un'installazione neon molto bella di Jean-Michel Alberola, artista francese, che dice: il n'y a pas de figure centrale, non esiste una figura centrale. Ecco, fondamentalmente Costa costruisce dei testi a partire dall'idea che non esiste una figura centrale. E non esiste una figura centrale anche in quella finzione a ennesima potenza che è il cinema. E quindi cosa esiste? Esistono, come dire, i fondi di pellicola, esistono tutto quello che lo sguardo distratto percepisce ai margini e che non fa storia, non può entrare in un'argomentazione di tipo politico, non può entrare in una costruzione mitopoietico, narrativa, epica e ovviamente neanche lirica. Ecco. E da questo punto di vista è come se intorno a quel libro ci siano un sacco, già ne avete parlato, no? di questa dimensione, Chiara ne ha parlato, di porosità. Ecco, io non ne parlo da un punto di vista filologico, ne parlo da un punto di vista degli effetti di lettura. Gli effetti di lettura mi portano a Borges, quindi a una capacità di Costa di utilizzare in modo dadaistico Borges, o meglio, un Borges come poteva utilizzarlo Georges Perec, in questo gioco tra la mappa e il territorio. Un'altra pista è quella di Gertrude Stein, che esiste già dalle le nostre posizioni, cioè la tautologia, oppure quello che i francesi chiamano la literalité, l'essere letterale della scrittura. Ulteriori indicazioni, appunto, sono quelle di Robert Coover, con una differenza che in Costa c'è un lavoro, se in Robert Coover c'è una specie di gioco sui fantasmi cinematografici, tutti basati sull'accelerazione e quindi su una sorta di implosione dell'immaginario che l'industria mantiene per comparti, invece Coover li fa, come dire, collassare. In Costa c'è come un lavoro invece di enorme e straordinario rallentamento, no? Come se le pellicole iniziassero a rallentare, ad acquisire quasi il ritmo della vita. Finisco con un testo breve di Complete Film che spiega meglio di quanto io possa dire questa operazione. Vita di Lenin. Con assoluta fedeltà è rispettato il tempo naturale della vita di Lenin. Riprodotti con assoluta fedeltà i sogni e le insonnie di Lenin. Integrali le ore dell'infanzia, i giorni della scuola, ripetuto tutto, anche le conversazioni occasionali alla fermata del tram. Rispettati i silenzi, i lapsus. Il film dura 54 anni. Si dovrebbe almeno rivederlo due volte. In questa restituzione poi di una poesia letta da Andrea Inglese che giustamente mette in campo la voce a un certo punto quando poi sparisce il corpo del poeta e vorrei insomma andare avanti lasciando completamente la parola a Giovanni Fontana, che in quanto poeta performer, in seguito alla visione di un piccolo video di Costa, che ci legge tra l'altro un libro d'artista e la lettura diventa veramente difficoltosa, siamo passati veramente da tanti, tanti aspetti e spero non in maniera disordinata per chi ci sta ascoltando,
E in seguito alla visione di questo video vorrei appunto lasciare la parola a Giovanni Fontana e a questo aspetto performativo e legato allo sconfinamento nella parola, nel suono, nella gestualità di Corrado Costa. Quello che stiamo per vedere è un piccolo estratto di una lettura di Cenerentola, e sebbene insomma tutto ci ricordi vagamente Cenerentola, ecco, e poi se facciamo in tempo ne vedremo un altro inedito che durerà un po' di più, insomma non so se nei tempi ci siamo. Comunque manderei questo video se dalla regia ci sentono. Ho riscritto per i vostri gusti la favola di Cenerentola, anche perché ho trovato un libro che si chiama appunto Cenerentola. L'ho illustrato. Però venivano dei paesaggi, non delle regge. Qui ci sarebbero i piedi di Cenerentola e gli stivaloni. Probabilmente sarà il principe. Comunque la storia comincia così. C'era uno abbastanza vedovo. C'era un abbastanza vedovo con, dopo un anno di lutto, si risposò con una, non porco, che rimase senza cuore e che non poteva sopportare perché questa bella, approfittando del fatto che il marito era spesso lontano per affari, era sempre comandata a bacchetta e rimproverata duramente per un non nulla. Un giorno si udì uno squillo ripetuto di tromba. È un banditore, gridò una delle affacciate alla finestra. Un messaggio potente. Domani darà un gran ballo alla più brutta. Questa sì che è bella. E c'è requie. Una chiedeva, l'altra voleva, questa ordinava, quella si faceva e nessuna era male. Coprendosi di nastri e fiori finti, il gatto di casa si mise a sedere, mentre guardava alla fine uscì. Una zucca, portala, la siare dosco che ramo e tino nuna un battibaleno. Per ultimo toccò due volte con una frusta in mano. E ora te, esclamò, dette anche lei un colpetto e si trovò addosso una corona di roselline bianche. Sei pronta, disse. Ma bada bene di lasiare quando scoccherà un minuto di più in fumo e ti troverai coperta di stracci, con in mano una trappola. Poi salì su un battibaleno. Fece il suo ingresso. Oh! Non si è mai visto una bella, dicevano tutti. Appena la scorse, rimase a danzare. Mentre ballavano, chiese più volte. Venite? Toccò due volte, dava risposta con una del suo fascino che non capiva più nulla, riuscì solo a farsi, dette anche lei un colpetto, sia a mezzanotte era vicina, si ricordò delle stelline bianche, sei pronta, rimontò in carrozza e tornò a casa. A bocca non poté trattenere un sorriso.
a bocca non poté trattenere un sorriso. Quest'ultimo era rimasto malissimo. Invano la festa della settimana seguente di nuovo le raccomandò di lasciare più tardi. La seconda volta non si staccò mai dal suo fianco. Poco prima salutò: non mi direte dove potrò ritrovarvi. Verso l'uscita degli invitati da poterla calzare. Quando stava per salire, una arrivata in quel momento sul portone non poté far altro che guardare, spariva in un attimo in fondo al viale del parco. Di nuovo era piccolissima e di puro cristallo. Se non riuscirò ad avere, allora ordinò al suo banditore di fermarsi. La fanciulla, non mi direte che non potrò ritrovarla di cristallo. Tre passeranno di casa in casa per invitare tutti invitati, ogni ragazza. Ogni ragazza aveva un piede così piccolo da poterla calzare. Enorme scarpina. Potrei provarla anch'io, chiese. È vostro. Una, quel momento, sul portone, non poté fa il secondo della settimana, infilato tutta al piede, il terzo, mentre pallidavano, fu mandato, ma prima di lui apparve un abito ancora più bello degli altri due, così più attraente che mai, immediatamente perdonò, che da quel giorno divennero più e dopo riuscirono. Fine. E allora, se Giovanni Fontana vuole, può davvero darci un ragguaglio sulla performance, l'idea di Costa come corpo-voce, anche alla luce della sua posizione di poeta performer, ecco. Beh, la poesia di Corrado è indiscutibilmente legata alla sua presenza scenica, alla sua vocalità, oltre che al gioco dell'apparire e dello scomparire. C'è sempre confusione di figure, di oggetti, di piani, di spazi, di direzioni, movimenti, tempi. E il comparire e lo scomparire si accompagnano all'alternanza di altri giochi di inversione, il prima e il dopo, il sopra e il sotto, l'avanti, il dietro, il sempre, mai, e anche al suono silenzio, che corrispondono all'essere, il non essere, l'esserci e il non esserci, che si scambiano sempre ruoli e posizioni. E nel mondo di Corrado le persone sono senza contorni, i fiumi possono scorrere al contrario, i giorni durano 9 o 10 minuti, le ore più veloci arrivano in ritardo, e i suoi personaggi perdono la voce e lui cerca in qualche modo di ridargliela. E tutto ciò appare in maniera molto chiara nei suoi testi, tutto è annotato in maniera molto precisa, e anche l'elenco di quello che manca è sempre ben dettagliato. Le realtà di Corrado, perché si tratta di realtà multiformi e intersecate, sfuggono, sono sfuggenti. Corrado passa attraverso l'ordine delle cose come un fantasma passa attraverso i muri, ne registra le posizioni rispetto alle coordinate di una poesia che nasce libera da schemi e che per questo si offre a molteplici letture
che si sovrappongono, che possiamo sovrapporre alle sue letture. In effetti, tra le letture possibili c'è quella di matrice esclusivamente sonora, quando Corrado ci offre la sua voce con quell'accento padano, quella pacatezza timbrica, quel suo inconfondibile modo di scandire, di inflettere, che talvolta ammalia e rapisce in direzioni imprevedibili. È un grande affabulatore, tant'è vero che la sua poesia spesso assume una sorta di valenza teatrale, uno spessore affabulatorio. Nella poesia di Corrado tutto scorre e tutto può improvvisamente cominciare a scorrere nella direzione opposta, tutto è libero e sfuggente, come era lui stesso, inafferrabile come il suo uomo invisibile, inafferrabile come la sua poesia che scorre sempre con ritmi continui, come i suoi fiumi di cui si è più volte parlato e come i suoi film. E tutto scorre come scorre la sua voce, in un verso o nell'altro. Corrado scrive che i fiumi che perdono il senso della fiumità perdono la propria identità, e d'altra parte ci ricorda che ci sono poemi che salgono lentamente, lungo poemi che scorrono in senso contrario. E poi in un numero di Baobab, dove fa delle letture, dice «Verso che foce va la parola fiume? Che voce?» E quindi ecco che si sovrappongono foce e voce. Ed ecco che poi la voce del poeta ci offre una sorta di antipoesia quando comunica all'ascoltatore di aver sbagliato il nastro della cassetta. Avverte che non si è all'ascolto di una poesia, ma che si sta facendo scorrere il retro del nastro. Questa non è una poesia, questo è il retro, avete sbagliato, dice Corrado. E gli ascoltatori insistono ad ascoltare nell'ascolto, e Corrado aggiunge: ma siete dei testoni, questa non è una poesia, questo è il retro. Allora c'è una vera poesia che resta inascoltata sull'altro lato del nastro, o forse si tratta proprio di poesia inascoltabile. L'ascoltatore ascolta ciò che non dovrebbe ascoltare, sceglie di continuare l'ascolto fino alla fine e non tiene conto degli avvertimenti del poeta. L'ascoltatore, non ascoltando gli avvertimenti, ascolta, e quindi dietro l'avvertimento scopre la poesia, ascoltando l'inascoltabile, la più magica delle poesie sonore. Insomma, si tratta di poesia in negativo, di antipoesia. La poesia è veramente sull'altra facciata o forse si tratta di un inganno? Intanto Corrado ripete: fate male a rimanere sul retro, il retro della poesia, il retro del discorso, questo è il retro. Ma una poesia sicuramente deve esistere, se esiste il suo retro. Deve esistere in quanto esiste il suo retro. E quindi il testo non dice ciò che esso rappresenta rappresentandolo, ma si realizza nell'attraversamento grazie alla testardaggine dell'ascoltatore che, nonostante i reiterati inviti a cessare l'ascolto, continua imperterrito a far scorrere la registrazione. Comunque è certo che le parole di Corrado non sostituiscono un oggetto assente. Esse
attraversano la negazione puntando sul gioco sonoro, si autodesignano come poesia. La poesia c'è, ne abbiamo la certezza, ne avvertiamo pienamente la presenza. Non guasta a questo punto fare un riferimento ad un importante evento linguistico novecentesco come il magrittiano Sesine Pasin Pip. Proprio come Magritte, Corrado gioca con l'opposizione e sull'opposizione visibile e invisibile che trasforma in udibile inaudibile. Sesine Pasin Poem, si potrebbe dire. E nella retropoesia di Corrado il suono è materia pulsante, inscindibilmente legata all'oggetto cassetta, all'oggetto nastro, alla materia e quindi all'opposizione davanti-dietro dell'oggetto, che si collega all'opposizione presenza-assenza, all'opposizione suono-silenzio e che si risolve nella magia di un ascolto aperto e rovesciato, di un ascolto sopra e sotto le onde sonore, lontano dalla logica piatta delle trasparenze correnti. Le trasparenze di Corrado sono quelle magiche dei film di magia ed è lì che gli attori rifiutano la loro immagine, si rendono magicamente invisibili o si nascondono o addirittura attraversano lo schermo. A Corrado piaceva Fantomas, per esempio, come piaceva a Magritte. E a proposito di Fantomas, Magritte scriveva che egli non è mai visibile per intero. Quando Corrado gioca con l'uomo invisibile, stanze vuote, specchi vuoti, porte vuote, tutto è e non è, in un continuo gioco di enigmi. D'altra parte, solo attraverso gli enigmi è possibile capire il mondo, un mondo che è fatto esclusivamente di tracce. Si è in presenza di cortine, di veli che si alzano, si abbassano, si fondono, o di piani cristallini che scorrono l'uno sull'altro, di infiniti piani che si aggiungono e si sottraggono senza far rumore, come quelle vocali che entrano in campo e non si sentono affatto nella poesia famosa fatta con i disegni di Baruchello, dove per esempio si dice che la prima A e la seconda A di voce non si sentono affatto, e nella parola voce non c'è né una prima A né una seconda A. È difficile poter raccontare tutto quello che accade in questi mondi in cui gli spazi e i tempi si intrecciano in maniera apparentemente disordinata. È difficile, per esempio, per Corrado raccontare le sette A di racconto. Le sette A di racconto, ma dov'è che sono le sette A di racconto? Non ci sono nella parola racconto, eppure noi ne avvertiamo la presenza. E la difficoltà di raccontare è data dal labirinto di apparenze, perché non si sa mai se gli attori delle poesie, dei film di Corrado sono entrati in campo, né si sa quando siano entrati, perché gli attori corrono più veloci del film al quale appartengono e perché forse non vi appartengono essendo laterali o avendo attraversato lo schermo o essendosi distaccati dalla pellicola, per esempio. Una pellicola che continua a scorrere anche se non si sa più se va avanti o indietro, perché non si sa se l'attore sta entrando o sta uscendo, se è rientrato nel film dopo un bagno nel fiume che scorre anch'esso forse avanti o forse indietro, perché
non si sa se l'uomo invisibile nascosto dietro lo schermo o forse dietro un armadio ha perso la sua invisibilità, perché in fondo anche noi non siamo più sicuri di esserci, potremmo essere proprio noi a mancare. E c'è questa grande confusione di tempi e di spazi, ma in questa grande confusione c'è un dato importante. Praticamente la poesia di Corrado, che potrebbe essere così facilmente riferita ad una dimensione surreale, no? È più reale delle nostre realtà correnti. E a questo proposito io vorrei leggervi un breve passo di un testo per me abbastanza importante, che è L'ordine del tempo di Carlo Rovelli, dove Carlo Rovelli scrive: le immagini di spazi-tempi al plurale, fluttuanti, sovrapposti gli uni agli altri, che si concretizzano a tratti rispetto ad oggetti particolari, sono una visione vaga, ma è la migliore che ci resta della grana fine del mondo. Il tempo non è unico, c'è una durata diversa per ogni traiettoria, passa a ritmi diversi secondo il luogo e secondo la velocità. Non è orientato il tempo. La differenza fra passato e futuro non c'è nelle equazioni elementari del mondo. È un aspetto contingente che appare quando guardiamo le cose trascurando i dettagli. Il sostrato che determina le durate del tempo non è un'entità indipendente, diversa dalle altre che costituiscono il mondo. È un aspetto di un campo dinamico. Questo salta, fluttua, si concretizza solo interagendo e non è definito al di sotto di una scala minima. Cosa resta del tempo? Beh, comunque, sì. Bene, io ringrazio veramente Giovanni Fontana, perché con questo suo rapido intervento però ci ha proprio immesso in una dimensione di vaghezza, e che tale deve rimanere in qualche modo, dell'intorno al centro, quando si parla anche dei testi di Corrado Costa. E sono veramente, come dire, contenta di che grazie anche ai vostri interventi siamo riusciti a toccare molte diversità di una stessa cosa, ecco. Non mi viene da definirla in altro modo. E ora io non lo so quanto tempo ancora ci resta, perché di tempo ne è già trascorso un po'. Per cui non so se terminare salutandoci con un video o con delle letture. Forse sarebbe più opportuno delle letture, così da entrare brevissimi, in breve, dentro questo libro che abbiamo toccato superficialmente ma attraversato pochissimo a livello proprio di testi. E quindi io vi chiederei, se volete, di leggere un testo a testa, ecco, una poesia a caso che avete segnato, insomma, di leggerci qualcosa che appartiene a questo secondo volume, ricchissimo a quanto pare di possibilità di lettura, nella speranza appunto che il lettore non si spaventi rispetto a questa articolazione, ma che si diverta, che si lasci trasportare anche da quello che non capisce, perché io stessa, per esempio,
non riesco proprio ad esaurire un pensiero intorno a Costa, ma mi rimane sempre o una fortissima emozione, perché non c'è altro di cui parlare delle volte con la poesia, oppure un divertimento, un godimento molto molto accentuato quando leggo, quando ascolto Corrado Costa. E quindi, se volete, possiamo concludere anche in questa maniera. Quindi, insomma, chi si sente pronto ad iniziare, potrei iniziare io con una brevissima poesia che appartiene alle inedite e che si chiama Passione secondo San Corrado, e che per me è stata fulminante proprio come lettura, che ha questo esergo biblico e dice: ma il Signore non era nel fuoco, dopo il fuoco era nel soffio di un silenzio nell'aria. Se avrai pietà, forse potremmo vivere. C'è una possibilità, non scrivere. E lascio adesso subito, se vuoi, non so chi di voi vuole leggere, ecco, siete tutti silenziosi, ma forse... Parte Chiara. Non so chi è che vuole partire. Mi piacerebbe restituire un po' almeno 4-5 testi che sono contenuti qui in questo secondo volume. Quindi va bene, parto io e facciamo il giro, così sì, non ci ingarbugliamo. Sì, io ho scelto due piccole poesie dalle inedite e da una raccoltina che si intitola È nocivo, abitiamogli la casa e altre poesie. Molto brevemente, sono poesie degli anni 70, precisamente 73-74, e nascevano da un evento di cronaca, ossia da un incidente in una fabbrica di mangimi, in cui era morto un giovane operaio all'improvviso e probabilmente a causa delle condizioni di lavoro malsane. Costa si interroga in alcune prose in questi quaderni sul rapporto tra nocività del lavoro e nocività sia dell'ambiente di lavoro che del lavoro in sé, del fatto di lavorare come male dell'uomo moderno, e quindi scrive questa preziosa raccoltina di poesie in cui troviamo sia dei riferimenti alla nocività della fabbrica. Addirittura i cancelli vengono descritti della fabbrica come cancelli danteschi, come porta dantesca dell'inferno della fabbrica, sia una seconda metà con dei riferimenti a catastrofe di Pompei contemporanea, cioè un mondo in cui l'inquinamento causato dalle fabbriche, dai padroni delle fabbriche soprattutto, ci seppellirà di cenere, come era successo per Pompei. Quindi non più una catastrofe naturale, ma una catastrofe dell'uomo, umana. E vi leggo una poesia sulla nocività del lavoro e una invece su Pompei. Sono poesie fatte con i titoli come se fossero in una griglia enigmistica, e quindi sentirete nei versi che ci sono dei numeri che sono le definizioni un po' orizzontali e verticali di questa poesia. Allora, la prima che vi leggo è sul mare. 1. Lucido, disteso. Si vede ogni giorno i cancelli, è pieno d'aria, che finisce qui dove comincia una terra abitata, che non è nemmeno abitabile. 5. Ha molta luce, ha un'estensione diversa, non finisce qui, sta davanti ai cancelli ogni giorno. 6. Ogni giorno finisce qui dove comincia, impara a non vedere per quello che si vede. 7. La loro rivolta contro il lavoro, che comincia qui dove finisce ogni giorno ai cancelli per quello che si vede, una terra abitata che non è nemmeno abitabile. La seconda poesia invece si intitola Regaliamogli una casa e recita così. Sulla finestra hai zucchero, candele, contenitori di uova, una montagna consistente di pioggia e pali intermittenti sui terreni boscosi. Sull'altra hai vapore, dalla cucina a gas, nella stanza, nella disposizione della stanza ci sono seggiole, erba attorno alla tavola, una strada bagnata e al centro il fiume. I veloci cavalli sono fermi, vorrebbero venire verso il passaggio delle nubi. La porta è chiusa, il vento è fuori. A tavola hai anche un commensale che sta coprendosi di neve. Grazie. E a seguire, non lo so chi voglia prendere la parola, si faccia pure avanti. Potrei leggere io, se volete.
Sì. Sì. Io avevo scelto di leggere Baruchello, facciamo una buona volta il catalogo delle vocali. Sì. A, come è noto, la di acqua è in colore, in sapore, in odore. La di labbra è rossetto rosa e verde. La di acqua cammina sulle acque, lascia una invisibile traccia. La di labbra non lascia un'invisibile traccia quando si mordono le labbra. U sta sulla di acqua. U cammina sull'A che cammina sulle acque. L'U di acqua è invisibile. Anche A di invisibile è invisibile. L'U di illeggibile è illeggibile. Nota bene, la parola illeggibile non si può leggere. Chi fa l'amore sulle acque lascia un leggerissimo segno illeggibile. Le tre I di illeggibile sono illeggibili. La quarta I un po' meno, come la quinta A di ipotesi. È un'ipotesi come le 7000 O di favola. U di favola è magico. Fanno l'amore sulle acque, le 5 E di amore. Sono diversamente colorate. Si mordono le labbra. U e O e O di fuoco bruciano. I di fuoco non brucia mai. U di leccare non si lecca mai. E di mai non si pronuncia mai. Si mordono le labbra, fanno l'amore sulle acque, gridano a grandissima voce. La prima A di voce non si sente mai. Anche la seconda A di voce non si sente mai. L'ultima A di rumore fa molto più rumore. L'ultima U di colore ha un colore diverso. Le sette U di racconto, è proibito raccontarle? Raccontano che è proibito raccontare. Camminano sulle acque, si mordono le labbra. L'O di astro nasce dalle acque, lucido come l'O di alluminio. La stella ha cinque punte, come la E, la I, la U. La A di rosso è al posto della seconda O. A volte la O di storia è di una storia diversa. La O, come è noto, l'O di aria, è in colore, in sapore, in odore. L'O di labbra è azzurro, blu e nero. L'O di aria è uguale all'O di terra, cammina senza lasciare traccia, come le labbra non lasciano una visibile traccia quando si mordono le labbra. Cinque impercettibili I di impercettibile camminano sulle impercettibili O di terra. Questa terra è invisibile, come si vede. Nota bene, la parola invisibile non si può vedere. Chi fa l'amore sulla terra lascia un leggerissimo segno illeggibile. I di amore si legge per un po' di tempo quando mordono le labbra. U e U di amore. I loro colori sono uguali, perfettamente trasparenti. U e O di aria sono immobili, anche e di vento è immobile. L'O di vento si sente sbattere la notte contro l'O di buio. Fanno l'amore di notte senza fare rumore. La prima A di amore non si sente mai.
la seconda O non si sente mai. L'ultima E fa appena un po' di rumore quando si mordono le labbra. U, O di fuoco, sono colore del fuoco. E, come è noto, l'E di fuoco è in colore, in sapore, in odore. Le E di labbra sono bianche, ardesia e oro. Le E di labbra bruciano senza lasciare traccia. Si mordono le labbra, fanno l'amore sul fuoco, lasciano un leggerissimo segno che brucia senza lasciare traccia, gridano sottovoce, la voce a cinque punte colorate di rosso. Grazie, e chi vuole prendo anche la parola, facciamo una carrellata così di letture. È intimidente dover leggere però dopo Giovanni Fontana. Per questo banale. Ho letto all'inizio. Non è una cosa banale. Allora sentite, provo a leggere una cosa io e anch'io dalle inedite, per dare l'idea di... Ci sono delle poesie inedite di Costa che farebbero la gioia di qualunque poeta edito. E questa è una di quelle poesie cresciute in qualche modo intorno al The Complete Films, diciamo collegata a una bozza di raccolta che si intitolava 49 film del periodo Tang, e l'ultima, che è più o meno collegata materialmente in realtà a questa serie, è le recensioni, si titola Recensioni di film anonimi o con più titoli contrari. 1. Il film produce antifilms. Molti antifilms appartengono a film d'epoca diversa e precedente. La parte veramente filmata si oppone a un'altra non filmata. Il film è in bianco e nero. L'uso del nero significa la negazione delle immagini, mentre l'uso del bianco significa soltanto la loro assenza. 2. Il film è in bianco e nero. I neri sono pochi, i bianchi si combinano in modo che le immagini possono essere lette dall'alto in basso e da sinistra a destra. Possiamo vedere i seguenti films: Non c'è nessuno, Niente, Non ci sono stati e No, no, no. 3. La terza parte del film dimostra che il film è un insieme articolato in tre tempi. Si tratta della negazione progressiva di un film qualunque già esistente. Il lavoro del regista consiste nel cancellare tutti i protagonisti del primo film, nel cancellare un solo protagonista nel secondo film e niente nell'ultimo. 4. Tutto bene, ma i paesaggi sono molto equivoci. Il film si basa sulla mancanza di forma degli spazi invisibili. Possono far pensare a territori e montagne, ma si distaccano dal vero problema del film, tutto girato per negazione di territori e montagne in interni. 5. Viene lentamente sfogliato un libro con le chiose a margine, ottime le didascalie che si sovrappongono alle immagini, stimolando lo spettatore alla lettura. 6. Poteva anche fare un'opera coerente, ma ha messo insieme un'antologia. Le possibilità di rappresentazione sono poche e quando capita una di queste possibilità, la grande quantità di lavoro accumulato fa preferire l'idea di un'antologia per considerare più fasi dello stesso lavoro. C'è da augurarsi che in futuro si possano vedere più opere di questo artista che ora, purtroppo, si accumulano nei suoi occhi di spettatore infaticabile. Grazie. Bene. Resta l'uomo invisibile, quindi. Concludo. Come iniziare un poema politico di 30.000 versi. A. B. C. D.
è giusto dire che la ruota se ne vada e che il perno resti a casa. Infatti sì, io vi ringrazio tantissimo, credo sia il momento di chiudere, non so se facciamo in tempo a vedere quell'altro video, ma va bene così. E vi ringrazio veramente tanto per aver preso la parola questa sera, perché abbiamo insieme cercato veramente di ricostruire, di dare una traccia di questa di questa multiforme poesia di Corrado Costa, e spero di, insomma, che sia stato piacevole anche per voi passare questo tempo insieme. E datemi un riscontro, perché mi sento veramente sola in questa stanza. Veramente mi piace vedere di persona, e quindi vi niente, mi sa che siamo tutti invisibili, e quindi ciao, arrivederci. Grazie poco dopo il coprifuoco. Grazie Marco. Grazie a Enzo Campi, e così chiudiamo il suo Bologna in lettere. E grazie a Roberta per la conduzione. Grazie davvero per la pazienza. Ciao a tutti, arrivederci, ciao. Morning. She came in laughing. His shit's blue and red today. Those wax crayons yet last night. You know, he said eating the cake, the first thing nurses learn is how to get rid of an erection. Say you get one whilst they're shaving you, they give it a knock like this. He flicked his hand and waved it down. She screamed. The baby stood in the doorway, carrying the cat. In the cat's mouth, the bird fluttered. Un buco fu scavato nel suolo. Adesso era marzo. Un zoologo venne aggiunto. Questo era il paese. Un casso notevole, una brutalità proverbiale. C'è lo stesso approccio calmo, forzato a continuare, di nuovo ammalato, breve sonno sulla sabbia, zattere di canne, salita difficile, scoccesa, una tenda rossa, nessuno sognò. Giugno 1985 fu interrotto. Attraverso l'Africa, quando loro erano sei soci in un ex molto probabile oggettivo, allerta contro le spie, attira fomentatori di disordini, inclusi 10 poliziotti che, in attesa di immediata approvazione, affermarono che le cellule imposero agli alimenti chimici chiave un profondo silenzio, frustrazione e fallimenti, il richiamo delle cose da fare. Lei era triste per questo, nell'incursione a sud, lungo i banchi di sabbia, una malattia endemica nel delta, dove aveva fatto sensazione, o perlomeno il clima aveva imposto l'idea. Questo potrebbe significare che l'uomo più anziano e più saggio e fiero, dissimulato, non perdona mai per settimane o mesi, aveva potuto osservare la luna e chi rendeva difficile e ostile il luogo stesso. Che io faccia lo svolgimento, perché quando andavamo a scuola, poesia e svolgimento, io penso che la poesia vada letta in verticale. Un buco fu adesso uno zoologo, questo era un caso di una brutalità, e c'è lo stesso forzato di nuovo, un breve sonno
e zattere, salita, una tenda e nessuno, in giugno 1985, attraverso sei soci, molto probabile allerta, tira inclusi in attesa, fermarono e imposero un profondo. Frustrazioni, richiamo delle cose. Lei era triste. Nell'incursione lungo i banchi una malattia doveva, o perlomeno aveva imposto questo, che l'uomo è fiero. Per settimane aveva potuto la luna, e ostile il luogo spesso a chi lo rendeva difficile osservare, o mesi non perdona mai più saggio significare l'idea, il cliname, la sensazione nel delta, su, su, su. Lo svolgimento, lo svolgimento. Mi hai preso. Ti sei mai addormentato facendo l'amore su una sedia a dondolo? Io sì, e mi ricordo ogni istante. Questo successe davvero quando ho cominciato a bere, poi ho bevuto di più e poi ancora un po'. Poi cominciai ad appendere cestini pesanti di alcol sui miei pensieri per abbassarli. Era all'incirca quando scrissi quel mio famoso poema corretto, forse te lo ricordi. Addormentato, a dondolo, e ricordo ogni istante. Scarpe. Le scarpe provengono dal cuoio, il cuoio proviene dalle vacche, proviene dal latte, no, no, il latte proviene dalle vacche, proviene dalle scarpe, scarpe da bambino, viene da lì a cui ascolta le scarpe dei bimbi ciechi, scarpe che si strascicano, inchespicano, un bimbo cieco cade nella cementiera, un bimbo sordo viene schiacciato, dall'autoambulanza che corre dal bimbo cieco che è il figlio di un calzolaio muto che fa scarpe. Quella sera lui piange su un pezzo di cuoio macchiato di latte. I segni delle lacrime fanno un disegno che lui cerca di leggere. Vuole tagliare nel cuoio una forma di uomo in pan di zenzero. Vuole moltissimo riavere il suo bambino per farlo cavalcare sul dosso delle vacche. Curiously, the whole thing had begun in a fit of shame, trying to get a housing program long before there was a Tunisia, dancing, where everyone had to have very successful sex lives and should be designed to cope with regard to fatty foods, presently replaced every 2 years. The rest of us, we have no clothes, most stories reflected within the geographical territory known as England, or is it the gentrified refuge or the unsupported carer? She felt for this gloomy on the raid south, along the sandbanks, an endemic disease in the Delta must have provided sensations, or at any rate, the climate had pressed the idea might well mean the older and wiser man is proud, hidden, never forgives. For weeks or months, he was able to observe the moon and who even made a hard and hostile place. Towards finding out the truth, alone stopped the whole very deeply absorbed needle, as she was fond of roses, she struggled with them fiercely, and the English translation appeared, a new light thrown, absolutely certain in his own inimitable manner. Is the paint-stained dress with hearts that would bear the common error about opium what is to be done next? Footprints of men and sheep together. Summer pasture was scant. He might be a little lunatic, questioned roughly in the booth, the surly monomono funeraire. He forgets his pipe and his sandals. 2 hours before, the day is fed from irrigation, playing in the court. Yet there appeared in him cheerful flames, gracious images adorning that rude map, time tossed aloft. Molle, serena, libera, terra, terrena, improduttiva, area tiene fabbricabile l'isola. La lunghissima vite che si allunga longeva potrebbe crescere lungamente, qui si potrebbe falciare,
falciatura, mietere, mietitura, alla buona stagione. Nessuno vide che l'ormeggio è sicuro. Nessuno vide che attraccare facile agli agevoli venti. Nessuno vide l'isola coi suoi occhi. Nessuno vide l'isola coi suoi occhi. Così diceva il ciclope e si bagnava la ferita con l'acqua e continuando diceva: nessuno mi vuole bene. Nessuno mi ama. Bravo. Solo la richiesta. Infatti incominciavano a scendermi le lacrime. Io mi commuovo. Andiamo avanti. Nessuno. Prego. Siamo qui. Nessuna cosa. Nessun recinto. E nel recinto di fronte aveva un cerchio sulla fronte tatuato e altri cerchi concentrici attorno al centro di una lastra piatta in onore del sole che continuamente nasce. Nessun rapporto hanno le sue parole con nessuno. Nessuno è un nome comune fra di noi. Zero è un numero. Mi parla, non mi dice niente. Le sue parole stanno fra nessuno e zero. Non dicono la verità e non possono neanche mentire. Così diceva il ciclope, bagnava la ferita con l'acqua e continuamente diceva: il suo nome è nessuno, il suo numero è zero, non c'è nessuna somiglianza, nessuno è differente, nessuno è simile agli dèi e nessuno è ancora sfuggito alla morte. E dove nessuno c'è, dormivano in numero zero sulle navi. All'aurora salirono a bordo. Battevano l'onda coi remi, facendo schiume ordinarie. Contento era ormai nessuno. Nessuno era ormai lontano dalla morte dei nostri compagni. Bravo, bravo. Ok. Thank you.
Thank you.